Buonasera a tutti, siamo qui con il capitano della SD Vetralla, Ambra Torrioni. Quali sono le cose positive da prendere da questa sera? Cose positive e difficili da trovare. L'unica cosa positiva è che le ragazze che erano in campo stasera sono ragazze che non giocano mai, perché purtroppo siamo venuti con due delle titolari, il resto sono rimaste a casa. E per cui a loro poverine hanno dato tutto, più di questo non potevano fare. Quindi sono comunque contenta e orgogliosa del lavoro che hanno fatto in campo le compagne. Obiettivi per il continuo del campionato? Gli stessi della Coccinella, cerchiamo di non fare i play-out e se dovessimo fare i play-out proviamo a rimanere in Serie C. Va bene, la ringrazio. Grazie a voi. Siamo qui con il capitano della Coccinella, tra l'altro ha effettuato anche 7 gol. Oltre ai gol, quali sono le cose positive da prendere da questa sera? Guarda, per noi questa partita era praticamente una finale per riuscire a rialzarci e ce la dovevamo mettere tutta e ce l'abbiamo messa tutta, quindi è tutto positivo. Obiettivi per il proseguo del campionato? Continuare così e cercare di non perdere altri punti e arrivare più in alto possibile. Va bene, la ringrazio. Siamo qui con D'Alessio, autrice tra l'altro anche di una tripletta. Quali sono le cose positive da prendere da questa sera, oltre la vittoria ovviamente? Allora, sicuramente di positivo è che siamo entrate più determinate, più concentrate e non abbiamo sottovalutato comunque l'avversario. Le faccio la stessa domanda che ho fatto al capitano Aiello. Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati per questa stagione? Allora, sicuramente forse l'obiettivo più importante è fare tutto quello che possiamo, senza risparmiarci niente. Va bene, la ringrazio.